Inizia a far freschetto, eh? Eh sì, direi proprio di sì. E non so voi, ma io quando inizia a far freschetto così, me ne voglio le bistecca. Oggi parleremo di entrecot. Eccola qui la nostra entrecot, circa 900 grammi. Come vedete c'è anche una discreta marezzatura. Forse c'è un pochino troppo grasso, se volete potete toglierlo. Io lo lascio perché è il grasso, secondo me, che dà sapore alla carne, non è troppo, quindi va benissimo così. Ora, visto che ci siamo, passiamo anche alla complicatissima fase della preparazione, che consiste fondamentalmente in un solo passaggio, ovvero aggiungere un po' di sale. Bene, lo mettete bene dappertutto, su tutti e due i lati, magari pure da quest'altra parte, così su tutta la superficie della carne. Ecco qua, non esagerate. E poi l'immancabile pepe, ce lo metto subito perché a me mi piace metterlo subito. Ok, ora accendiamo il barbecue, lo settiamo per la cottura in diretta e vediamo come procede. Eccoci qua, abbiamo finalmente settato il nostro MasterTouch, quello rosso che ormai avete imparato sicuramente a conoscere. Cottura in diretta, quindi bricchette da una parte, carne dall'altra. Andiamo a posizionare la nostra piccola bestiolina, chiudiamo il coperchio e ci vediamo più tardi, sempre se si chiude il coperchio. Allora, finalmente è uscito il sole, si sta decisamente meglio rispetto a questa mattina. Mi sono messo a maniche corte, faccio la mia porca figura. Tornando seri, il nostro MasterTouch è settato a 120-130 gradi per la cottura in diretta. Ma che significa cottura in diretta, in poche parole? Perché spesso i nostri clienti me lo domandano. Io rispondo sempre con lo stesso esempio. Immaginate di prendere una padella. Questa padella la posizioniamo sopra il fornello, la facciamo diventare bella calda, poi prendiamo la nostra bella manina e la mettiamo a contatto con la superficie della padella. In questo modo, dopo neanche una frazione di secondo, istintivamente allontaneremo la nostra mano. Perché? Perché la superficie che stava a contatto con la padella sarà completamente ustionata, mentre la parte sopra sarà cruda. Se la stessa mano, magari non ustionata, la mettiamo sempre sulla stessa padella, ma questa volta a 10-15 cm di distanza, in questo modo noi ci ustioneremo lo stesso, perché lì non vi serve neanche il Padre Eterno, ma otterremo una cottura uniforme, che significa che oltre alla parte diciamo inferiore, anche la parte superiore della nostra mano si ustionerà. Questo, diciamo in maniera molto spicciola, molto approssimativa, è il concetto di cottura in diretta. Quali sono i vantaggi di questa cottura? I vantaggi sono sostanzialmente uno, che non avendo le fibre della carne, non avendo uno shock termico immediato, quindi non tendono a ritirarsi, ma rimangono morbide e elastiche. Allo stesso modo, la carne risulterà anche molto più succosa. Spero di aver chiarito il concetto, anche perché c'era una sorta di mistero intorno a questa cottura diretta, ma fondamentalmente non è nulla di particolare. Ovviamente non è solo la cottura, ma anche la temperatura di esercizio che rende la nostra carne succosa, quindi temperature basse proprio per questo motivo, per evitare che la carne subisca dei shock termici. Allora, diamo una prima controllatina alla temperatura della nostra bisteccozza. Siamo intorno ai 40-42 gradi, ancora è leggermente presto. Direi che non ci siamo. Una volta pronta, la bistecca verrà passata direttamente sulla cottura diretta per consentire a essa stessa di formare la crosticina, quella che ci piace tanto, la famosa reazione di Maillard, come la chiamano quelli bravi. Ok, adesso richiudiamo, aspettiamo ancora qualche minuto e poi se pappiamo sta bella bisteccozza. Siamo arrivati a oltre 50 gradi, ora gli facciamo fare un brevissimo passaggio sulla cottura diretta e poi la mettiamo sul tagliere per la fase di res e relativo assaggio.
Dopo tanta fatica siamo finalmente arrivati a quello che è il risultato finale. Vorrei subito porre l'attenzione su questo grasso qua, in special modo sul suo colore, perché è veramente qualcosa di eccezionale. Non so se la videocamera riesce a restituire la stessa sensazione che provo io, ma è veramente eccezionale. C'è una bella crosticina, la carne sembra anche succosa. Ora la lasciamo riposare per qualche minuto, poi la taglio e la vado finalmente ad assaggiare. Finalmente ci siamo arrivati alla fase del video che mi piace più di tutti, ovvero quella dell'assaggio. Ma prima di assaggiare la carne vi invito, se vi è piaciuto questo video, a mettere like, iscrivervi al nostro canale e ovviamente attivare la campanella di notifiche. Vabbè, le solite cose che ho fatto già lo sapete. Ora mi appresto ad assaggiare sta bella ciccia. Basta una parola sola. Buona, ma buona per dirti, è buona, veramente eccezionale, è bella, saporita, la cottura è perfetta. Come avete visto ci ho messo solo un po' di sale Maldon senza aggiungere olio, pepe o nient'altro, mi piace così, un po' natura. Come dicevo all'inizio video, sicuramente il discorso di non togliere il grasso aiuta a dare sapore all'intera bistecca. Voi, come sempre, potete fare quello che volete. Ora, io finisco il resto della bistecca e vi invito alla prossima video ricetta.